Catanzaro, la magnifica e la fedelissima, come la chiamò Carlo V, chiede di diventare capoluogo della Calabria. Ha già tutto l'impianto amministrativo. Quegli uffici sono una delle sue ragioni di vita. Riassunto dell'attrezzatura da capoluogo, il Palazzo di Giustizia, sul luminoso piazzale. Alta terrazza librata verso l'incredibile azzurro del Mar Ionio. Reggio, in questa disputa, è una rivale generosa. Lascerebbe a Catanzaro parte degli uffici. Per sé chiederebbe il prestigio di capitale calabrese. Tra i suoi giardini da grumeti, affacciata alla Sicilia, questa città coraggiosa ha sempre saputo risorgere dai numerosi terremoti. Da quello del 1908 è rinata limpida e bianca ai piedi del suo castello aragonese. Cosenza è l'altra città in lizza. Si dice che le acque del Busento nascondano il tesoro dei Goti, ma ha un'altra ricchezza questa Atene della Calabria, culla e promotrice di umanesimo e di filosofia. Nel vicino vallone di Rovito furono fucilati nel 1844 i fratelli Bandiera, pionieri calabresi del Risorgimento. I castelli sui culmini di città e borghi raccontano, libro di pietra, la storia di questa terra. Dalla caduta dell'impero romano alle successive dominazioni bizantina, normanna, angioina, aragonese, spagnola, borbonica, fino alla liberazione garibaldina. Absidi che ricordano le terme romane, figurazioni in cui stranamente ricorre il tipo frontale della scultura egizia. Come si vive oggi in Calabria? Le donne stanno molto in casa. Ai campi, quando ci vanno, non danno che qualche ora. La Calabria è patriarcale. Pascoli incolti, il marchesato. Il latifondo nacque dall'abbandono delle terre, quando gli abitanti si ritrassero sulle montagne per sfuggire alle incursioni corsare, infierite fino al 600. Di quelle terre di nessuno si impadronirono i più potenti. Sproporzione tra possedimenti e capitali. Indigestione di terra in quei pochi. Fame di terra in tutti gli altri. E sete anche della terra, malgrado fiumare e torrenti. Lavano i panni con stivaloni da soldati, queste donne. Una milizia è la vita umana, diceva Giotto. Spesso gli animali si sono dissetati prima che gli uomini in quest'acqua. E tocca di fare chilometri per riempirne una piccola botte. In qualche luogo d'estate è distribuita con la tessera. Il gettito di forza lavorativa è sproporzionato al suo rendimento. Per un piccolo carico di pietre, un'intera giornata di fatica e leghe di cammino su questi greti. E sulle pianure il cielo fa da tetto agli armenti che vivono allo stato brado. Insufficienza, scomodità di stalle li costringe a questo nomadismo. Come nomadi, anche le famiglie in queste capanne, alzate su palafitte contro gli assalti del mare. Prima della guerra si andava dal Figaro Cerlone. Oggi una parrucchiera sordomuta sbriga il suo lavoro sulle soglie che bisogna riattare di continuo per non inciampare sulla porta. Questo villaggio lo chiamano Shanghai, nome che diventa pauroso nei nostri paesi. Ma la Calabria quasi dovunque si è già svegliata in questo dopoguerra alla sua sorte migliore e partecipa al comune slancio ricostruttivo d'Italia. Per le strade dei monti gli uomini salgono al lavoro, i ciglioni sospesi su uno spettacoloso mare si trasformano in orti lussureggianti. Si preparano piantagioni di viti. Dai forti vini greci della costa si è ottenuto quel gaio alacre ciro, che è uno degli orgogli della nostra enologia. Bruciate gli sterpi, domani brinderemo alla Calabria. Bruceremo gli sterpi anche dell'analfabetismo. La strada è aperta, bisogna migliorarla. Nella bellissima Tiriolo, giovani donne indossano il costume antico di panno rosso. Ha un'antica celebrità in questi luoghi anche la bellezza delle donne. Il pittore greco Zeusi fece posare le giovinette di qui per dipingere lo splendore di Elena. I ricami di Tiriolo, coi tappeti e le coperte di Longobucco, sono un vanto dell'artigianato calabrese, al quale vanno aggiunti i meriti di Catanzaro, che nel Medioevo perfezionò l'arte della seta e la trasmise alla Toscana, a Venezia, a Lione. Gli uomini torniscono le anfore per l'acqua così preziosa. Il sole fa da fornace alle terre cotte. Siamo a Squillace, ma altrove le fabbriche sono scavate nella roccia dei colli. Ce ne vorranno degli orci quando si frangeranno le bacche di questi maestosi ulivi, grandi come querce. Nella piana di Gioia una sola pianta arriva a produrre fino a 140 litri d'olio. Al glauco degli ulivi rispondono le lampade d'oro degli agrumi. 1 milione di quintali all'anno ne produce la Calabria. Bisogna che diventi fecondo, attivo, anche il mare. Ingrandisce il suo porto Crotone, divenuta centro di industrie chimiche grazie anche all'energia elettrica della Sila.
Eccola, questa Sila, o meglio la sua avanguardia, la piccola Sila. Caleidoscopico paesaggio. Ma la grande Sila è in certo senso il serbatoio vitale della Calabria. Vasto altipiano, di contorno pressoché circolare, la sua media altezza è di 1200 metri, ma culmina a più di 1900. Vedete fervere lavori in questa Sila, della quale si parla come di una perla turistica, sorprendente e inedita Svizzera del Mezzogiorno. La sua però non è un'inutile bellezza, la Sila è una patria d'acque, che vogliono dire irrigazione, forza motrice, elettricità. I primi impianti idroelettrici furono progettati nel 1906. Nell'altro dopoguerra nasceva il serbatoio dell'Ampollino, 700.000 kWh. Oggi si fa anche più sul serio. E i kWh sono già saliti nel 49 a 360 milioni. La Sila ha anche i suoi boschi, generosi come miniere. Industria e industrianti, nel linguaggio popolare di qui, sono parole soprattutto legate alla elaborazione dei prodotti terrestri. Queste cataste di legname, alte come palazzi, sulla cui cima l'uomo appare un minuscolo acrobata, sono ancora doni della terra. Se ne ricava il tannino, questo mordente per eccellenza. Forza, uomini calabresi, anche la vostra tenacia agisce come un mordente dopo secoli di depressione. I diritti fusti già condizionati vengono spediti ovunque per le palificazioni. Si aggiorna così la proverbiale celebrità del legname della Sila. I greci e i romani lo prediligevano per le loro navi. Gli architetti gli chiesero travi robuste per edificare basiliche e palazzi vaticani. Forse troppo si prelevò di recente dai boschi della Sila. Per fortuna, accanto ai cantieri dei taglialegna sono nati quelli di rimboschimento. Si brucia carbone nelle macchine anche in Calabria, finalmente. Costruzione e ricostruzione hanno accelerato i loro ritmi, soprattutto negli ultimi 2 anni. Sorte o riattate stazioni, ponti, strade, rimesse in servizio tutte le navi traghetto. La macchina a vapore sta cedendo il passo alle elettromotrici. Rielettrificata la Reggio Battipaglia. Sviluppati gli autotrasporti nel cuore della Sila. E la ferrovia raggiungerà San Giovanni in Fiore. E i treni si moltiplicano e cominciano a correre tra questi paesi spesso rigogliosi, sempre così belli che si stenta a crederli poveri, che cesseranno di esserlo perché impegnano l'attenzione nazionale e il programma ricostruttivo del governo. Albe più promettenti stanno già sorgendo qui. Cavour sul suo letto di morte diceva: li governerò con la libertà e mostrerò ciò che possono fare di quel bel paese 10 anni di libertà. Pensava al Mezzogiorno, pensava anche a questa Calabria.